Subito una piccola premessa, perché ho registrato questo video il 9 ottobre 2022. Ovviamente ben prima di aprire questo nuovo canale off topic per raccontarvi alcune delle mie passioni oltre al pallone. Per farvi capire, avevo già intenzione di creare un canale simile e portarvi contenuti come questo. Sono infatti videogiocatore di Pokémon dal lontano 1999, anno della diffusione europea di rosso e di blu. Io sono del 92, quindi avevo circa 7 anni. Avevo appena imparato a leggere e scrivere, quindi la mia avventura canto mi ha aiutato a migliorare almeno il primo di questi due fondamentali. All'epoca era facilissimo prendere lo starter di turno, overlivellarlo, farlo arrivare alla finale evoluzione e poi andare a distruggere e a farsi beffe dei capopalestre dei Super 4 in maniera molto molto facile. E allora mi sono chiesto, è possibile finire il gioco utilizzando uno degli starter ma senza mai farlo evolvere? Vi fermo subito, la risposta è no. Infatti né Charmander, né Squirtle, né Bulbasaur sono in grado di imparare tutte le necessarie per terminare il gioco. Sarà quindi necessario utilizzare degli MN Slave, anche se per ogni lotta è obbligatorio utilizzare sempre solo lo starter. Perché questo video? Semplicemente perché su YouTube ho visto tantissimi tipi di run simili e quindi ho deciso di fare un tuffo nell'infanzia e partecipare con quello che è il mio starter preferito di tutti, no? E se il video sarà di vostro gradimento e questa tipologia di contenuti pure, potremmo cercare addirittura di fare una run di questo tipo per ogni gioco del franchise. Un supporto con un mi piace, un commento, una condivisione, un'iscrizione al canale, quindi ovviamente fa sempre piacere. Direi quindi di iniziare subito con il gameplay di Pokémon Rosso. Intro. Solita introduzione del professor Oak che ci racconta di come il mondo sia abitato da creature magiche chiamate Pokémon, arriva poi il momento di scegliere il nome del protagonista e con un enorme sforzo di fantasia inserisco Luca. Sempre per rimanere nel mondo della nostalgia ho deciso di utilizzare uno dei classici nomi con cui veniva battezzato il rivale. Ecco quindi che facciamo la conoscenza di Cacca. Ovviamente non dimentichiamocelo nipote del professor Oak che probabilmente ha dei gravi sintomi di Alzheimer. Vabbè che basta ricordare che siamo dei ragazzini di 10 anni che possono andare in giro per il mondo a catturare degli animali selvatici per utilizzarli all'interno di lotte abusive in cui viene scommesso denaro in nero pronti a sgominare bandi di criminali mafiosi sparsi in giro per tutta la regione. E a nostra madre questa cosa va bene e anzi ci invita a lasciare la casa. È tutto così perfetto. Oak, malato di Alzheimer ma ancora sano dal punto di vista etico, viene in nostro soccorso per salvarci. Ci fa strada verso il suo laboratorio, dove troviamo il simpaticissimo Cacca, pronto ad attenderci. Abbiamo quindi la possibilità di scegliere per primi il nostro Pokémon preferito. Vi ho già raccontato di quello che è accaduto con Bulbasaur e del soprannome che gli avevo dato. Non è questo il caso. Anche perché l'idea di girare con un rospo mutante, con una pianta sulle spalle, che portava il mio cognome, non era proprio il massimo. Riposa in pace, piccolo Toselli. Quindi Squirtle e Charmander rimangono due scelte potenti, ma l'abbiamo già detto e avete già letto il titolo di questo video. Attenzione però perché le prime due palestre per Charmander potrebbero essere particolarmente scomode. Scegliamo quindi Charmander, gli diamo il soprannome di It e prepariamoci ad affrontare lo Squirtle di Cacca. Iniziamo la lotta e lo togliamo di mezzo molto molto velocemente. Giochi veramente complicatissimi. Vi dirò però che in passato ho giocato la stessa sfida, e quindi finire Pokémon Rosso con solo un Pokémon senza farlo evolvere, e all'epoca utilizzai Pidgey invece che Charmander. Sono riuscito a completare il gioco, non senza qualche difficoltà, insieme a Brian. E Charmander è sicuramente un Pokémon più forte di Pidgey, ma con un piccolo piccolissimo problema alla base. Dalla prima generazione e così fino alla quarta, tutte le mosse di tipo fuoco sono da considerarsi di tipo speciale. Charmander ha una statistica speciale pari a 50 e una di attacco pari a 52. Paradossalmente quindi il suo tipo e la sua stab non saranno mai massimizzati a dovere durante il gioco. L'avevate pensato veramente bene, bravi, complimenti. Senza considerare che in prima generazione, per livello, Charmander impara sempre solo due mosse. O fuoco, e quindi speciali, o normali, e quindi fisiche. Insomma, difficilmente avremo un Pokémon specializzato a far bene una sola cosa, avremo sempre solo una tiepida e mediocre via di mezzo. Il pacco di Oak, l'allenamento e il bosco smeraldo. Per prepararci al meglio alla sfida contro Cacca ad ovest di Smeraldopoli e contro Brock nella Presta di Pumbeopoli, decido di allenarmi nell'erba alta. Dopo qualche minuto di sterminio velocizzato, grazie all'emulatore, mi reco al market per recuperare il pacco di Oak. Che sì, pensandoci bene, a 30 anni il pacco di Oak suona particolarmente male, però. Riporto il pacco al suo proprietario, e anche detta così,
prendo in prestito il Pokédex e mi preparo ad uscire dal laboratorio. Il sempre simpatico Cacca dice che sua sorella non ci presterà mai la mappa delle città e quindi solo per dispetto decido di andare a ritirare quello stesso strumento a casa sua. Della mappa delle città non me ne faccio niente, conosco Kanto come le mie tasche, ma era questione di principio. Mi preparo quindi alla seconda sfida contro la mia nemesi, che nel frattempo ha catturato un Pidgey che è curiosamente di livello più alto rispetto al suo starter. Con Bracero ottengo l'ennesimo pollo arrosto di questa inizio avventura e grazie ai tanti livelli di differenza anche battere Squirtle è una passeggiata. Il Bosco Smeraldo poi è il posto migliore del mondo per Charmander, grazie alla sua prima mossa a fuoco è infatti in grado di distruggere ogni singolo pigliamosche. E di certo deve avere una strana e forse pericolosa ossessione per gli insetti se a 10 anni decidi di vivere in un bosco e utilizzare sempre solo Caterpie e Weedle. Io capisco alla fine degli anni 90, ma oggi lo psicologo è riconosciuto come figura sanitaria, parlare con dei professionisti è normale, possono aiutarti a guarire. Brock. A Plumbeopoli non c'è tanto da fare, la palestra è infatti l'unica tappa del viaggio al momento. L'allenatore all'ingresso non è niente di che, ma tuttora ricordo con affetto questo NPG. Una volta sconfitto, infatti, la sua linea di dialogo sarà la seguente. Gli anni luce non indicano il tempo, ma la distanza. Da piccolo non potevo capire, ma oggi comprendo e ricordo quello che sono gli anni luce proprio grazie a questo. Piccola nota a piedi pagina, ma sono sicuro che da oggi anche voi avrete questo fresco ricordo per utilizzare un'unità di misura. Ci presentiamo di fronte al compagno di Ash nell'anime con il nostro Hit a livello 18, pronto ad affrontare i suoi Geodude e Onix. Ragionare oggi sul nome di Geodude conoscendo l'inglese mi fa molto ridere perché è letteralmente amico di terra, ma ehi, va bene così. Il primo Bracero riesce addirittura a scottare il nemico, ma Brock, probabilmente con uno sviluppatissimo Haki dell'osservazione, è già pronto in mano, con la cura totale. Un altro paio di fuocherelli e la palla di roccia con i super bicipiti è fuori uso. Bracero non è molto efficace su Geodude e Onix, ma i livelli di differenza si fanno sentire. E come? Il serpentone entra sul campo di battaglia e Charmander non vuole arretrare di un centimetro. Brock ordina ad Onix di utilizzare pazienza e, inconsapevolmente, ci regala la vittoria. Sarà sufficiente utilizzare Ruggito per distruggere la sua strategia e terminare la vittoria, nuovamente, con il fuoco. Ottima mossa, pazienza. Bello ricevere quella come prima MT in rosso, eh? Fenomenale. Brock, sconfitto, ci consegnerà l'MT sasso, eppure l'MT di pazienza. No, no, puoi tenertela, grazie, perché mi rifiuto categoricamente di insegnarla a Charmander. Monteluna e Celestopoli. È arrivato il momento di lasciarsi alle spalle la coloratissima Plumbeopoli e dirigerci verso il Monteluna. Sarò onesto, cercherò di riassumere molto velocemente le parti meno interessanti come quelle legate agli allenaturucoli da percorso. Monteluna sarà una passeggiata di salute, eccezion fatta per una recluta Rocket in grado di metterci spalle al muro. Qualche altra lotta, altri strumenti interessanti come l'MT contenente Megapugno e il Domo Fossile conquistato sul campo dopo una sfida al cervellone ed eccoci di nuovo all'aria aperta. Arrivati a Celestopoli siamo pronti ad affrontare nuovamente il buon Cacca. Simpatico come un calcio nei maroni, continuerà a tirarsela per la sua squadra di Pokémon e per le innumerevoli catture. Pidgey ci è voluto in PG8, e questo significa una cosa sola. Più pollo arrosto dopo vari Braceri. Al party si sono aggiunti pure Abra e Rattata, tutt'altro che irresistibili. Squirtle, con 10 livelli in meno, deve soccombere di fronte ad un Megapugno. Salutiamo Cacca e prepariamoci a distruggere il Ponte Pepita. 5 lotte di livello vergognosamente basso prima di raggiungere il Rockert che ci premierà appunto con una pepita. Da piccolo ricordo di essermi arrabbiato tanto per la linea di dialogo di questo personaggio, dato che prevede una domanda. Vuoi entrare nel Team Rocket? Sì! Sì, cazzo, sì! Voglio farlo! Perché non ho la possibilità di rispondere. Ora provate a immaginarvi un Pokémon rosso in cui se rispondi di no, sei l'allenatore, protagonista, colleziona le medaglie, vai alla Lega e diventi campione. Ma se rispondi di sì, diventi una recluta del Team Rocket e devi difendere l'onore di Giovanni. Io voglio unirmi ai cattivi. Voglio la mia frusta! Game Freak, quando lo facciamo un gioco fatto bene? Quando? A livello 30 però ecco arrivare la svolta definitiva di tutto il gameplay. Hit impara lacerazione. Voi direte giustamente, e quindi? Lacerazione è letteralmente buggata. In prima generazione la probabilità del brutto colpo è calcolata con la velocità dell'utilizzatore. Per quanto riguarda lacerazione, con più probabilità del normale di crittare e una velocità base di 65, il crit sarà verificato in ogni occasione. Insomma, lacerazione è e sarà la mossa di riferimento da qui in avanti. Misty è moto 9 Anna.
Raggiungiamo quindi Bill, che nel frattempo ha utilizzato Ipotara insieme ad un Pokémon, e cerchiamo di aiutarlo a tornare normale. Tra l'altro mi fa sempre molto ridere la lettura di questa schermata. Luca via il separatore cellulare del teletrasporto. Ricordiamolo sempre, questo qui ha 10 anni ed è in grado di lavorare sulla biogenetica di un teletrasporto attraverso un computer del 1999. D'accordo amico mio, sembra molto logico. Per ringraziarci dell'aiuto, Bill ci regalerà un biglietto nave, visto che gli tira letteralmente il culo andare alla festa sulla motonave Anna. E quindi che cosa fai? Non regali il tuo invito alla festa su una nave in un'altra città piena di sconosciuti a un bambino di 10 anni perché ti ha appena salvato il culo tramite appunto la biogenetica e la separazione cellulare? Torniamo in città, distruggiamo gli allenatori della palestra e prepariamoci ad affrontare Misty. Con l'accelerazione siamo di fronte al One Hit KO di Staryu. Staryu invece subisce un duro colpo ma riesce a resistere. Il suo pistolacqua trova il crit e ci toglie oltre mezza vita, ma una seconda lacerazione è troppo per l'ultimo Pokémon di Misty e anche la medaglia cascata è finalmente nelle nostre mani. Ma per raggiungere Aranciopoli c'è un solo modo: entrare nella casa di sconosciuti e uscire dal retro tramite un buco nel muro creato da un ladro intento a scappare dopo una rapina. Lo so che fa ridere, ma questa è la pura verità. Con il malvivente che, nel dubbio, rimane a pochi centimetri dalla casa derubata e viene sistemato per le feste. Recuperiamo quindi l'MT28 che poi possiamo tranquillamente tenerci come se nulla fosse. Quindi abbiamo recuperato la refurtiva del ladro che stava aspettando fuori dall'abitazione che aveva rapinato, però poi possiamo tenercela. Quindi l'abbiamo rubata a nostra volta. Quindi tecnicamente è un reato, ma abbiamo 10 anni. Fossa, ad ogni modo, è un'ottima mossa anche in previsione della terza medaglia, e quindi perché non insegnarla alla nostra lucertola che brucia? E quindi mega pugno, grazie per l'onorato servizio, ma dato che è arrivata lacerazione, ecco Fossa. Nulla da dichiarare fino ad Aranciopoli, dove ci attende una nave da prendere. Prima però voglio fermarmi a riflettere insieme a voi. Ragionando un attimo sull'attuale livello di Charmander, mi chiedo se gli sviluppatori dell'epoca si siano bevuti della candeggina. Il nostro starter, unico Pokémon utilizzato fino ad ora con il quale abbiamo battuto due medaglie e tutti gli allenatori incontrati, è a livello 32. Nella grotta Diglett è presente, possibile da incontrare, tutto bello lì, tranquillo, un Dattrio selvatico a livello 31, tranquillamente catturabile. Ma questa cosa non rompe il muro dell'avventura? L'ho sempre solo pensato io o anche voi avete magari, che ne so, da piccoli utilizzato questo trucchetto? A me Dugtrio fa schifissimo, l'avete visto nella tier list di prima generazione, ma da piccolo perdevo ore e ore all'interno della grotta Diglett per trovarlo e catturarlo, perché in quel momento era semplicemente troppo forte. Vabbè, ma torniamo a noi. In realtà, pensandoci bene, non è nemmeno necessario salire sulla MN Anna. Basterebbe farsi scambiare un Pokémon con Taglio per entrare nella palestra di Surge, visto che è la medaglia di Misty a sbloccare la tecnica extra lotta. La cosa che mi fa più ridere, infatti, è proprio questa. Perché è possibile avere un Pokémon con Taglio, Surf, Volo, Forza o Flash ben prima di affrontare Brock. Possiamo affrontare Brock, possiamo affrontare Misty, possiamo affrontare Surge, possiamo affrontare chi vi pare all'interno del gioco Pokémon utilizzando quelle mosse lì. Ma nel momento in cui chiedo al mio Pokémon di utilizzarle fuori dalla lotta, no! Non si può fare! No, quello no! Logica Pokémon di un certo livello. Saliamo sulla motonave, sconfiggiamo gli allenatori e rimaniamo paralizzati di fronte al dialogo con un marinaio. Mi piacciono i bambini svegli come te! Contestualizziamo un secondo. Il solito bambino di 10 anni entra su una nave, nella cabina di uno sconosciuto, di un marinaio adulto, e questa è la prima cosa che ci viene detta. Ora, signori miei, non vorrei essere troppo diretto, ma qui parliamo di pedofilia vera e propria. In realtà basterebbe guardare il video di Sidonia, in cui spiega quello che è stata la traduzione italiana di Pokémon Rosso e Blu, e si capiscono tante cose. Quindi ci liberiamo alla svelta di questo pedo sailor e ci dirigiamo verso la cabina del comandante. E ad attenderci ci sarà sempre lui, il caro vecchio cacca. Le lotte precedenti e la precisione troppo bassa di Hit saranno la chiave di volta della prima sconfitta della partita. Wartoltor rimarrà là con un solo PS e ci spedirà nuovamente al centro Pokémon. A tal proposito, due cose. La prima, secondo voi quante sconfitte subiremo in totale? Fatemelo sapere nei commenti. La seconda, anche questo, oltre a scambiare un Pokémon con Taglio, poteva essere un modo per uscire dalla motonave Anna senza farla partire. Infatti da bambino avevo deciso in più di un'occasione di optare proprio per questa cosa. Mi piglio Taglio, mi faccio sconfiggere di proposito, torno al centro Pokémon, la nave non parte. Perché? Per quel maledetto camioncino, che è stato per anni la base di tantissime leggende metropolitane.
Torniamo a sfidare Cacca e questa volta la lotta sarà veloce e indolore. E qui si apre la leggenda metropolitana legata a Raticate scomparso, ma ne parleremo poi alla Vandogna. Entriamo nella cabina del comandante, gli facciamo un massaggio alla schiena e aspettiamo la nostra ricompensa. Eh sì, è sempre il discorso del bambino di 10 anni, dello sconosciuto e bla bla bla, le caramelle al bambino se mi segui. Finalmente abbiamo taglio, ma in prima generazione c'era un problema di fondo. Care vecchia prima generazione, quanto cazzo ti amo, ma quanto cazzo fai schifo. Una volta insegnata una mossa a MN a un Pokémon non si torna indietro, si rimane così. Ecco perché nella grotta di Diglett mi ero portato avanti catturando una talpa di tipo terra. Ma sorpresa delle sorprese, in rosso Diglett non può imparare taglio. Cioè, attenzione, il rosso in blu no! Da giallo in poi sì, senza problemi. Capisco. Mr. Surge e Flash. Torno quindi nell'erba alta per catturare un Pokémon adatto. E appare Spearow. Sapete già dove voglio andare a parare, giusto? Ad Aranciopoli, infatti, è presente un NPC disposto a scambiare Spearow per Farfetch, che può imparare taglio. Ed oltre ad essere un Pokémon clamorosamente bello e fighissimo nella versione di Galar, siamo di fronte all'unico esemplare disponibile in tutto il gioco. Sì, questo bambino ha deciso di scambiare un Pokémon raro e unico nel suo genere con un altro che può catturare a 50 metri da casa sua. È circonvenzione incapace, secondo voi? Temo di sì. Insegniamo taglio a Duccio e ripartiamo verso la terza palestra. Gli allenatori, come al solito, non saranno un problema, ma mi ero scordato completamente dell'agonia legata agli interruttori. Non sto scherzando, ci ho perso qualcosa come 10 minuti velocizzati nel trovare il doppio trigger e aprire la porta. E questa cosa ha fatto infuriare me e It, Lister Surge ai minuti contati. Voltorb viene spazzato via dal lanciafiamme di It, che nel frattempo ha sostituito Braciere. Pikachu viene invece messo fuori combattimento da fossa, come da previsione iniziale. Raichu deve arrendersi di fronte al crit sicuro di lacerazione e cappò in un colpo. Certo, stiamo lottando contro Pokémon di circa 20 livelli inferiori rispetto al nostro e così sembra semplicemente troppo semplice, ma vi assicuro che non sarà sempre così. Torniamo a Celestopoli e prepariamoci per il tunnel roccioso. Non prima però di aver catturato 10 tipi di Pokémon diversi per ottenere Flash. MN non è indispensabile, a dire il vero, ma sinceramente non me la sentivo di perdere diottrie di fronte ad un gioco del 1999 senza luce in un tunnel. È Pikachu, il Pokémon prediletto. Illuminerà tutta la zona e riusciremo ad uscire dal tunnel in poco tempo. In realtà mi fa ridere pensare a tutti quegli allenatori rimasti lì, fermi, immobile, in mezzo all'oscurità. Cioè, rendiamoci conto, brancolavano nel buio in attesa di uno stronzo con Pikachu in grado di illuminare l'area. E come mi ringraziano per avergli salvato la vita facendomi perdere tempo in lotte di basso livello. Ma vergognatevi. Lavandonia e Team Rocket. Arrivato a Lavandonia avevo solo una grande voglia, quella di fare il culo grande così a Cacca. Non suona benissimo. Mi dirigo quindi dentro la torre Pokémon e distruggo il suo team di mezze calzette con un Charmander quasi livello 50. Ma come dicevo prima, nessuna traccia di Raticate. Le creepypasta lo vogliono morto. Sarà davvero così? Mi piace pensare di sì. Soprattutto dopo averlo sconfitto per ben due volte la motonave Anna in questo gameplay. Così impari a sculare con il mono PS di Wartortle, stronzo. Prima di proseguire però all'interno della torre infestata dagli spettri, decido di recarmi ad Azzurropoli per recuperare la spettrosonda. Certo, si poteva optare per la Pokebambola, ma Charmander non si allenerà certo da solo. A meno che tu non lo voglia portare alla pensione, dove ancora hanno in ostaggio il mio Kakuna. Poverino. E quindi prepariamo il nostro personaggio protagonista di 10 anni per una piccola tappa al casinò. Tanto ormai è davanti a un poster discretamente sospetto, dato che non c'è nessun'altra stanza di tutta la regione. Che facciamo? Non ci mettiamo un altro personaggio discretamente sospetto? Certo che ce lo mettiamo lì. Una volta sconfitto e premuto il tasto dietro al poster, ecco aprirsi un passaggio segreto. Quindi riassunto doveroso. 10 anni, entro in un casinò, sconfiggo un malvivente, premo un pulsante segreto ed entro nel nascondiglio di un capo mafia. Quale motivo? Per sconfiggerlo, mi sembra giusto. Distruggiamo tutte le reclute Rocket senza problemi e arriviamo proprio dinanzi a Giovanni. Charmander ha finalmente raggiunto il suo moveset definitivo grazie a sottomissione acquistata al casinò di Azzurropoli. Sarà proprio quella la mossa definitiva per sconfiggere Kangaskhan e dare una lezione al ricercato numero uno del paese, che giustamente dopo essere stato sconfitto da noi scapperà a gambe levate insieme a tutti i suoi uomini, lasciandoci lo strumento necessario per avanzare nel gioco. Certo, come no, nel mondo reale a nostra madre, a Biancavilla, sarebbe arrivato un nostro orecchio per posta. Erika, Spettri, Rocket. Ritiriamo Duccio, usiamo taglio per entrare nella palestra di Azzurropoli e disintegriamo ogni singolo allenatore utilizzando solo lacerazione. Erika si troverà di fronte a una furia a livello 51 in grado di sconfiggere i suoi Pokémon d'erba senza nemmeno dover utilizzare il fuoco di lanciafiamme.
No, rega, sul serio, il bug di lacerazione è troppo forte, fate qualcosa. Soltanto Vileplume resisterà con pochissimi PS, ma la partita è già fortemente indirizzata a nostro favore. E così saliamo a quota 4 medaglie. E fuori dalla palestra c'è un vecchio pedofilo. Torniamo alla Vandonia, entriamo nuovamente nella torre e identifichiamo gli spettri. Devo dire la verità, leggere oggi i dialoghi dei medium mi fa venire i brividi. Si parla di robe come possessione, morte, al di là, defunti, concetti molto distanti da come conosciamo il brand di Pokémon oggi. Probabilmente qui c'era ancora una forte influenza del primo concept di Pocket Monster, dove le tematiche dovevano essere più mature rispetto al prodotto arrivato effettivamente sul mercato. Sconfiggiamo Marowak, calmiamo il suo spirito e prepariamoci ad affrontare nuovamente il Team Rocket. Al termine della sfida troveremo Mr. Fuji, personaggio incredibile a livello di lore, che svolge un ruolo decisamente piatto in rosso, blu e giallo. Che peccato allucinante, avete probabilmente peggiorato una storia che poteva diventare clamorosa. Una volta salvato, ci regalerà un Pokéflauto, utile per svegliare Snorlax. Qui c'è da decidere la prossima mossa, e faccio un salto a Zafferanopoli, alla Silpha S.P.A. Qualche scienziato e qualche recluta qua e là, ed ecco di nuovo il nostro cacca. Il suo timore è molto forte e pronto per la Lega Pokémon. It riesce comunque a tenere testa ai suoi Pokémon evoluti e ad averla meglio, anche su Blastoise. Magari è una mia sensazione, ma dopo questo incontro ho sempre avvertito una sorta di piccolo cambiamento nel mood del nostro rivale. Come se tutte queste umiliazioni subite una dopo l'altra gli avessero finalmente aperto gli occhi di fronte al suo essere inferiore rispetto a noi. D'ogni modo lascio perdere questa piccola digressione e torniamo all'avventura. Sempre nella stessa stanza, un dipendente Sylph ci regalerà Lapras, Pokémon indispensabile per raggiungere la Lega. Lapras, infatti, si unirà a Duccio e a Pikachu come MN Slave. Surf e forza, lo stanno aspettando. Tra l'altro due mosse strettamente legate a Fucsiapoli. Raggiungiamo il capo Rocket e prepariamoci a distruggere ancora una volta i suoi piani. O forse no? Arriviamo alla sfida contro Giovanni in condizioni precarie. E forse ho sopravvalutato Charmander e i brutti colpi di lacerazione. Decido di non curarmi nella sala riposo e di provare la sfida in queste condizioni. Nidorino viene distrutto alla svelta, mentre per Kangaskhan decido di rischiarmela con sottomissione. Il nostro avversario resiste, subiamo il contraccolpo e veniamo distrutti dal suo cometa pugno che ci toglie gli ultimi PS disponibili. Il secondo KO dopo cacca, questa volta è Giovanni a sconfiggerci. E secondo la logica Pokémon dovremmo accettare tutto di buon grado. Nella puntata precedente noi vinciamo e lui se ne va. Invece no. Abbiamo la possibilità di curare i nostri Pokémon, tornare nella base nemica, riaffrontare il nemico dall'inizio che rimane lì, fermo, immobile, come uno stronzo ad aspettarci. Sempre bello ricordare bambino di quarta elementare contro boss della mafia. Ad ogni modo, a piena potenza, ci sbarazziamo alla svelta di Nidorino, Kangaskhan, Rhydon e Nidoqueen. Giovanni viene umiliato, abbandona nuovamente, insieme a tutti i suoi uomini, la sede della Sylph e il presidente è sano e salvo. Otteniamo la Master Ball e lasciamo l'edificio, anche se, ancora una volta, rimaniamo legati a quella che doveva essere la Kanto originale e quella che invece è stata la Kanto che ci è stata presentata nel 99. Fucsiapoli. Torniamo ad Azzurropoli dove sconfiggiamo Snorlax e ci prepariamo a percorrere in bici la pista ciclabile. Tra un zucca pelata e un centauro, ecco che la crescita di Hit continua. La palestra di Koga è sempre stata tragica sul primo Game Boy. I puntini dei muri invisibili non li vedevi manco per il cazzo. Diciamo che la PC invece è tutta un'altra storia. Anche se Pokémon Rosso a schermo intero non è proprio il massimo della vita. In breve ci sbarazziamo degli allenatori e siamo pronti ad affrontare il velenoso ninja. Tra fossa, lanciafiamme e lacerazione non è troppo complicato sbarazzarci di Koffing, Mach e Weezing, e anche la medaglia anima viene a casa con noi in pochissimi turni. Qualche lotta a est della città per allenamento e siamo pronti a entrare nella zona safari. Le prime bestemmie della mia vita devo averle tirate davvero ai vari Dratini, Tauros, Chansey e Kangaskhan che vivono all'interno di questa riserva naturale. Oggi però non siamo qui per completare il Pokédex. Ci arriveremo con un altro video inerente a Pokémon Rosso. Dobbiamo soltanto trovare i denti d'oro del guardiano della zona safari e andare all'interno della casetta dove otterremo Surf. Consegniamo al guardiano la dentiera, otteniamo forza e siamo pronti per conquistare le ultime medaglie in circolazione. Zafferanopoli. A Zafferanopoli abbiamo lasciato alcune cose da fare. Ci sono ben due palestre da visitare. Distruggiamo in fretta il dojo karate e per umiliare ulteriormente gli avversari lasciamo anche il Pokémon premio. Così, perché siamo dei birbanti. Ci dirigiamo poi verso la palestra di Sabrina e ci prepariamo ad impazzire con il teletrasporto. Gioco a Pokémon Rosso da 23-24 anni e vi garantisco che l'unica cosa che non ho ancora imparato a memoria
è il percorso necessario da utilizzare per arrivare dalla capopalestra e poi tornare indietro. Armiamoci quindi di pazienza e andiamo letteralmente a casaccio. Una volta arrivati dalla ragazza con i poteri, siamo pronti all'ennesima lotta del gioco. L'unico vero avversario rimane Alakazam. Spassiamo infatti via tutti i Pokémon precedenti e prepariamoci allo scontro complicato che troppo complicato non è. Intendiamoci, Alakazam non è che è forte in prima generazione, è overpower, è sbagliato, è sbroccato, così come tutto il tipo psico. Ma dopo un lanciafiamme che lo scotta e un riflesso di tutta risposta, beh, mi aspettavo decisamente di meglio. E attenzione, che poi contro il rivale alla Lega Pokémon vi dirò anche un'altra roba. Però ancora una volta capisco i limiti della CPU di questi giochi. Da bambino non potevo comprendere tutte queste cose. Da anni avevo perso l'interesse nei giochi Pokémon nuovi, appena usciti, e nel completare la storia, e purtroppo proprio per questo. È tutto troppo semplice. Ma non nei vari dungeon, perché quelli a tratti sono o complicati o addirittura noiosi. Il livello delle battaglie, però, rimane bassa, e una delle poche cose divertenti riguarda i post-game di alcuni titoli con Torre Lotta o Azienda Lotta. Quelli sono veramente tosti. Scusate l'off topic, ma secondo me ci stava a ragionare su questa cosa. Decido quindi di utilizzare Fossa e lasciare i teletrasporti a casaccio per non perdere ulteriore tempo. Medaglie. Torno a Biancavilla e tramite Lapras navigo in direzione Isola Cannella. Nella villa Pokémon ci sono avversari di livello da utilizzare come allenamento. Tra l'altro una cosa che adoro di Isola Cannella è la lore legata a Mew e a Mewtwo. Qua abbiamo due carte di Mew che voglio mostrarvi così, a caso. Credo che sia davvero molto molto interessante, peccato che non ci sia stato qualche accenno in più. E magari utilizzare personaggi come Mr. Fuji o lo stesso Blaine che svolgono un ruolo semplicemente di comparse. Recuperiamo quindi le chiavi della palestra e usciamo da questo labirinto. Decido di non rispondere ai vari quiz per un motivo, cercare di allenare Charmander in previsione della Lega Pokémon che è sempre più vicina. L'incontro con Blaine rimane la solita partita facile facile, grazie al livello 70 e al moveset definitivo. Rapida, Sharkane non sono un problema e otteniamo la settima medaglia. Tra l'altro, notare come Blaine arrivi a consegnarci Fuoco Bomba consigliando Charmeleon come utilizzatore. Cioè io sono a livello 70 con la sua forma base e mi parli della sua evoluzione intermedia e nemmeno di Charizard. E ti ho appena fatto il culo a strisce, ma va bene così. Tornati a Smeraldopoli, siamo pronti ad affrontare Giovanni all'interno dell'ultima battaglia contro i gym leader di Kanto. Eh sì, perché sorpresa delle sorprese, l'ultimo capo palestra è il capo del Team Rocket. Devo dire la verità però, perché le prime volte da piccolo, me lo ricordo benissimo, ci rimasi malissimo, di merda, incredibile. Ormai l'informazione è nota, lo sappiamo e si è persa un po' quella magia, ma come narrazione sulla carta è tanta roba. E sì, mentre parlavo di altro abbiamo già completato la sfida, eh. Evviva, abbiamo tutte le medaglie! Ultimo ostacolo prima della Lega, sempre lui, il mitico Cacca. In realtà questa sfida è interessante per avere un'idea su quello che ci attenderà dopo. La sua squadra non è ancora full evolved e ha un livello ancora inferiore a quella che avrà da campione della Lega. E quindi dobbiamo cercare di capire quali saranno le difficoltà future. E la risposta appare scontata. Blastoise è l'unico Pokémon impegnativo e anche l'unico in grado di infliggerci un grosso danno. Idropompa è infatti in grado di toglierci il 75% della vita. Lega! Taglio tutta la parte inerente alla Via Vittoria perché è una palla senza precedenti, anche se c'è Moltres così buttato lì a caso, e mi preparo per la sfida Super 4. Premessa, anzi, due. La prima, non ho intenzione di acquistare strumenti di ricarica, perché sennò sarebbe semplicemente troppo semplice. Utilizzerò soltanto le ricariche totali e gli strumenti che ho trovato durante il viaggio e che sono ancora presenti nel mio zaino. Seconda premessa, non ho mai utilizzato le caramelle rare che ho trovato nelle grotte o nei percorsi. Decido quindi di ritirare dal PC e di utilizzarle prima dell'ultima sfida. Un grazie ai vari Lapras, Pikachu e Farfetch, ma d'ora in avanti non abbiamo più bisogno di loro. It è carico, è livello 75 e vuole diventare il nuovo campione di Kanto. Primo dei Super 4, Lorelei, specializzata nel tipo ghiaccio. E vabbè, è un Pokémon di tipo fuoco, è che ci vuole. E invece manco per l'anima del cazzo. Sapete quanti Pokémon di tipo ghiaccio ci sono in prima gen? Dewgong, Cloyster, Jinx, Lapras e Articuno. E ovviamente l'uccello leggendario non sarà presente e al suo posto ecco Slowbro. Così, a cazzo. Praticamente 4 Pokémon di tipo ghiaccio, sì. Ma pure 4 Pokémon di tipo acqua. E questo non è bene. Fuori la foca, con qualche contraccolpo, un po' di difficoltà contro l'ostrica, discreta pazienza contro Slowbro, una passeggiata contro Jinx e poi Lapras.
Il mio Pokémon che mi ha condotto fino alla Lega, ora ce l'ho contro ed è un avversario, un ostacolo difficile. Lacerazione noi, idropompa lei, attacco fallito e vittoria. Ecco, abbiamo sculato già al primo turno perché quell'attacco idropompa ci avrebbe costretto a ricominciare da capo dopo la prima sfida. È andata bene, ma non possiamo contare solo sulla fortuna. Bruno dovrebbe essere paradossalmente il più facile anche in previsione del doppio Onix, chi se ne frega. Non siamo più a inizio avventura, abbiamo fosse e sottomissione, sono mosse che fanno male. Poi se lui resiste decide di usare il rafforzatore. Hitmonchan e Hitmonlee capitolano subito e il secondo Onix fallisce a schianto e siamo di fronte a Machamp. Lanciafiamme non lo finisce, Bruno decide di usare difesa X invece di attaccare ed eccoci qui, abbiamo vinto. Prima di affrontare Agatha decido di utilizzare la prima ricarica totale perché non si sa mai. Io inizio con Lanciafiamme e Gengar con Mangiasogni. Ora, seriamente? Davvero? Ok, la fortuna di idropompa colorerei, ma il rafforzatore e la difesa X di Bruno e il Mangiasogni di Agatha mi fanno cascare i gioielli di famiglia. Siamo alla Lega. Il punto più alto, più difficile del gioco, si decreta il campione e la CPU si comporta esattamente come il laboratorio del professor Oak nella prima lotta. Golbat ci confonde, andando a complicare leggermente la situazione, che però viene gestito ottimamente anche contro i successivi Pokémon. Hunter decide nuovamente di provare Mangiasogni, mentre Arbok e Gengar sono da One Hit KO. E vabbè, ragazzi, ma che vi devo dire? Lance, da che mondo è mondo, è uno degli allenatori più difficili da affrontare. Super 4 accanto, campione a Johto, specializzato in draghi, il tipo più forte del gioco, unito alle statistiche mostruose di Dragonite e alle poche debolezze. Non a caso, qualche generazione dopo, sono stati costretti ad inserire il tipo folletto per bilanciare il gioco, come è accaduto un po' tra Buio e Psico in generazione 2. Anche qui però, piccolo problemino, appunto, ci sono pochi draghi in Pokémon Rosso. E infatti il nostro primo avversario è Gyarados. Idropompa, colpisce il bersaglio. Hit, è esausto. Resettiamo il salvataggio e decidiamo di ragionare. Forse il livello 76 è troppo poco? Forse serve qualcosina in più per competere con Lance? Decido di utilizzare le caramelle rare nello zaino e Charmander arriva a livello 82. Ebbene sì, ho utilizzato gli steroidi, va bene? Ci risiamo. Gyarados è il primo della lista e si becca il solito crit di lacerazione. Resiste, idropompa, fallisce. Seconda lacerazione e ci siamo. Che culo. Il doppio Dragonair ci saluta, ancora una volta, con lacerazione. One hit KO. Su Aerodactyl dobbiamo rischiare. Vai di lanciafiamme. Non va giù. Non molla. E usa morso. Crit anche del Pokémon fossile. Ancora lanciafiamme. È di nuovo vivo e ci becchiamo. Il supersuono. La confusione ci autodanneggia. Lance cura il suo Pokémon. Ancora lanciafiamme. Questa volta passa. L'Opterodattilo replica il supersuono, ma siamo già confusi. È il momento di una ricarica totale, ragazzi. Non voglio rischiare nulla in vista del gran finale. Attenzione però all'iperraggio di Aerodactyl con tanto di crit! Hit resiste. Si porta a 96 punti salute e con un nuovo lanciafiamme distrugge l'avversario. Questa è stata durissima. E ora, Dragonite. Charmander parte di lacerazione. Crit, ora bisogna resistere. E Dragonite usa barriera. Vittoria! Hit affila gli artigli e manda KO, l'ultimo Pokémon di Lance. Non abbiamo più modo di curarci, abbiamo finito gli strumenti, però abbiamo quasi finito. Manca solo il rivale. Cacca vuole lottare. Che tra l'altro mi fa ridere perché anche qui è un grandissimo plot twist all'epoca. Sconfiggi Super 4, che sono 4, e quindi sei il campione. No, perché c'è un altro che ha fatto prima di te, che è Cacca. Bellissimo, se ci pensate è qualcosa di meraviglioso. E allora, pronti? Via! La prima lotta e l'ultima lotta contro lo stesso protagonista, il rivale. Lacerazione su Pidgeot. Attacco dalla back. Solletico. Fuori uno. Alakazam è il secondo e come vi dicevo è uno dei Pokémon più potenti del gioco, anche per tipo e statistiche, con uno psichico ci manda all'altro mondo. E allora perché One Hit KO di lacerazione? Semplice, programmato bene, dicevamo Pokémon, le statistiche, i tipi, bellissimo, speciali alti, difesa bassa, via di mosse fisiche. Fuori due. Raidon è tosto, al vantaggio del tipo. Hit scava una fossa e delude il Perforcorno. Raidon resiste, prova ancora Perforcorno. Ma Hit è incolume. Fossa di nuovo. L'MT-28, recuperata dalla recluta Rocket a Celestopoli, torna utilissima. Siamo complici di un furto e non ci interessa. Fuori 3. Arcanine è debole alla terra. E già sapete. Fossa e One Hit KO. Fuori 4.
Executor, ce lo mangiamo a colazione, lo pucciamo nel latte a mo' di biscotto. Lancia fiamme e fuoco. Perché resiste? Ipnosi? Ma no! Ora è tosta e ci becchiamo un attacco pioggia, da 5. E un conto è mentre giocavo, ma ora, mentre scrivevo il copione per registrare, mi sono chiesto, ma perché non suonare il pokeflauto? Ma vabbè, sono intelligente così, ho fatto anch'io la CPU, diciamo. It dorme, si becca a pestone, va a 15, si sveglia. Attacco pioggia, fallisce! È il nostro momento. Lancia fiamme! Fuori 5. E ancora una volta, un bel po' di culo. Manca Blastoise. Serve sculare. Lacerazione. Crit. Oh mamma mia, adesso... E adesso Blastoise usa ritirata. Grazie. CPU. Grazie. Lacerazione. Brutto colpo. È vivo? Ecco. Finita. Finita, abbiamo perso. Non l'abbiamo buttato giù. Ma ancora una volta, ritirata. Ma non ci credo. Ma non ci credo. Eravamo morti! Eravamo morti! Da turni eravamo morti. Uccidici! Sei il campione, l'allenatore più forte di tutti. Cioè, due volte ritirata? Blastoise contro... Charmander! Vai! Ammazzalo, se lo merita. Con le unghie ormai consumate arriva l'ultima lacerazione di Charmander, salito ormai a livello 83. Fuori 6. Luca ha battuto cacca. Charmander ha battuto tutto Pokémon rosso. Blocchiamo l'evoluzione per l'ultima volta. Attendiamo il professor Oak e andiamo nella sala d'onore. E dopo 105 ore, ovviamente velocizzate, siamo campioni di Kanto utilizzando soltanto il nostro starter. It torna insieme a noi Biancavilla, ancora stanco e stremato. Con solo 18 punti salute. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto. E volete sapere in quanto tempo, giocando da PC con emulatore velocizzato? I miei file di registrazione sono di 3 ore e 40 minuti. Meno di 4 ore di gioco effettivo. Questa cosa è clamorosa. E mentre giocavo mi sono veramente reso conto di quanto sia facile in realtà Pokémon Rosso e di quanto mi sembrava difficile da bambino. Per diversi motivi che voglio raccontarvi in un altro video. Voglio però mostrarvi una cosa molto figa. Prendo il telefono. Sono riuscito, tramite Pokénex e alcuni bot di Discord, a inviarmi da una ROM che ho giocato sul computer It, Charmander, in Pokémon Home. Pronto a viaggiare appunto tra Spada e Scudo e presto, da quanto ho capito, anche in Scarlatto Violetto, in Perle e Diamante, i remake e roba del genere. Infatti è arrivato in seguito un viaggio intriso di ricordi in data 9/10/2022 nel seguente luogo, Kanto, ad ora di menarsi e bla bla bla. La cosa assurda è che sono cambiate le mosse, viso truce, turbo fuoco, marchiatura e fuoco carica. Quindi ben zero mosse del moveset originale con cui abbiamo completato Pokémon Rosso e non ho idea del perché. Anche perché ho utilizzato il Poké Trasferitore e la Pokébanca di recente per trasferire alcuni Pokémon da Pokémon Rosso appunto alla Pokébanca perché avevo una volontà, e cioè quella di completare per la prima volta il Pokédex in Pokémon Rosso perché, come vi ho dimostrato, so tutto a memoria, Kanto ormai non ha più segreti per me, ma mi sono accorto, reso conto, di non aver mai catturato tutti e 151 i Pokémon all'interno di una singola cartuccia per ricevere quel fantastico diploma. E quindi vi invito a lasciare tanti mi piace a questo video per un nuovo contenuto che può essere una nuova run, magari su argento, oro, cristallo, oppure appunto il video che ho in previsione di portarvi, e cioè il mio primo Live Index di Pokémon Rosso su Virtual Console, trasferito interamente sulla Pokébanca. Perché sì, abbiamo attraversato tutta la regione di Kanto, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo parlato, abbiamo tirato fuori aneddoti, ma la prima generazione non è finita qui, ne abbiamo ancora di cose da dire, tantissime, e quindi lo faremo in un prossimo video. Un abbraccio ragazzi, ciao, e grazie per essere arrivati fino a questo punto. E se davvero siete arrivati fino alla fine, commentate con hashtag It sei il migliore.